Stavo giocando con mia figlia, tra tutti i Duplo che avevamo, anche i miei vecchi di 30 anni, questi sono ben vecchi, ho trovato questi omini e giocando ho notato questa peculiarità. Cioè, il collo di alcuni, col tempo, ha iniziato a cigolare. Pensate, questo è un cinguettio, questa cosa è incredibile, pausata, quindi potrei fare un uccellino che cinguetta, è tutto puro Lego. Ovviamente non tutti lo fanno e questo rende la cosa ancora più difficile da riprodurre e ho studiato, questo effetto si chiama stick slip, l'attrito statico che si converte in attrito dinamico e crea delle vibrazioni tali per cui si genera questo suono. Qui ho imbrigliato questo omino Duplo in un meccanismo tale per cui posso farlo cinguettare in sincrono col becco. Questa è la chiave del meccanismo. Il movimento viene portato a questa ruota dentata che fa scattare questo personaggio Duplo, la cui testa verrà tenuta da questa pinza. E diciamo, il programma dei cinguettii consiste in questi pin inseriti in questo ingranaggio. Quindi adesso io posso semplicemente prendere questo, metterlo qua, incastrarlo così, con questa manopola stringere la testa nel punto giusto, e quindi va cercato il punto giusto perché non cigolano sempre e non sempre nello stesso momento. Quindi questa fa parte della taratura. Nella scatola lascio un buco per far uscire il suono. Sull'esterno c'è la manovella e questo pomello è per tarare il cinguettio. Ora installiamo la camma che regola il movimento della testa. Vedete? 1 a 3, 1 a 3. E spinge questo lift arm che andrà a muovere la testa. Ora, qui c'è l'albero di trasmissione verso il cinguettio. Il rapporto di ingranaggi è 1 a 3, 1 a 3, però qui è 3 a 1, quindi questo assale alla stessa velocità di questo, solamente nel senso opposto, e trasmette il movimento fino a questo cinguettio. Qui questo ingranaggio a corona ora verrà collegato a un altro ingranaggio da 40 denti che muoverà il becco. Questo ingranaggino da 8 denti può slittare e essere disingaggiato dal resto del meccanismo per poter sincronizzare il cinguettio col movimento del becco. Ora che tutti i meccanismi sono assemblati, qui c'è anche il nottolo d'arresto che evita che la manovella venga girata dalla parte sbagliata e si incastrerebbero diverse camme. Vi posso parlare del treno di ingranaggi. Allora, c'è una riduzione 1 a 3 dalla manovella a tutto l'assale principale. E i vari movimenti vengono attuati a velocità diverse. Queste velocità sono state scelte in modo che il periodo totale dopo cui la combinazione di movimenti si ripete sia 300 giri di questo assale, ovvero 900 giri di questa manovella. Ogni movimento andrà alla sua cadenza, quindi 1 a 3, 1 a 5, 1 a 25, 1 a 4, ma tutti insieme nella loro combinazione si susseguiranno ogni 300, ogni 900 giri di manovella, perché qui abbiamo i vari rapporti. Allora, da qui, rispetto non alla manovella ma a questo assale qua, qui è 1 a 5 perché è 8 a 40. Qui è sincronizzato, vedete il becco, è sincronizzato con il cinguettio perché è di nuovo 1 a 24 a 40, ma questo è un ingranaggio passivo, idler gear, e quindi conta il rapporto tra il primo e l'ultimo. Invece da qui a qui è 1 a 3, quindi abbiamo che la testa si muove con un rapporto di riduzione 1 a 3, il cinguettio 1 a 5. Partendo da questo che è 1 a 5, con un rapporto di ingranaggi 20 a 16, io riesco a avere il movimento della coda che è 1 a 4. E tramite questo treno di ingranaggi invece, che è da 20, c'è tutto un treno complicatissimo qui, non si vede molto bene, che va da questo assale qua con 20 a 20, 20, 16, 16, 16, 20, quindi gli ingranaggi nel mezzo non contano niente, ma 16, 20, si ha un'ulteriore riduzione e si ottiene quindi che le ali, sono collegate a questa camma qua, si muovono con un rapporto di 4 25esimi. Se voi fate il comune denominatore di tutti questi rapporti di ingranaggi viene 300. Ecco che così ho cercato di ottenere un movimento, diciamo, pseudo casuale. Perché pseudo? Sembra casuale a vedersi la combinazione, in realtà
è pseudo-casuale perché il periodo dopo cui si ripete è talmente lungo che l'occhio umano non ce la fa a stargli dietro. Questo pezzo, spingendo in su, farà aprire il becco. Tutto deve essere super liscio perché altrimenti si incastra e non funziona niente, deve tornare chiuso per gravità. Volevo fare un uccellino espressivo e poi mi sono ricordato che la cosa più spaventosa degli uccelli è lo sguardo terrificante. E quindi ho optato per questi tile con la stampa degli occhietti dei nostri cari Brickheads. Questa testa va installata qui nel collo. Prima devo passarci questo pezzo tecnico che lo tiene attaccato a tutto il resto. Qui pensate, il perno è un microfono Lego Friends. Quindi questo perno apre e chiude il becco e muove la testa. Quest'altro meccanismo qua serve per la coda e le ali. Sono attuate da questo cordino. Qui c'è una geometria molto precisa, per cui ottengo un triangolo rettangolo di lati 3, 4, 5. Lo passo di qui e lo fissiamo così. Li riattacco qua. Ecco, immaginate creare le istruzioni per una cosa del genere. Molto complesso. Vedete, il trucco è stato far passare i meccanismi tramite due assali. Uno controlla le ali, girando e premendo, muove la coda. L'altro, premendo, muove il becco e girando, muove la testa. Ed ecco fatto.